Trigger me the press people button. Nobody chat come face me with some. Like how me have 22 in a me some. E benvenuti in questo nuovo make-up look. Non doveva essere così questo make-up, non doveva per niente essere così, doveva essere una roba super portabile da tutti i giorni. In realtà ci ho dato dentro, era un po' che non sperimentavo col make-up, quindi ecco il risultato. In realtà all'inizio video ho fatto un casino, cioè tipo mi sono cancellata il make-up, quindi continuate a guardare per sapere che pastrocchio ho combinato. Se non siete ancora iscritti a questo canale, volete entrare a far parte della Fair Family, come sempre qua sotto c'è il bottone iscriviti e lasciate un bel pollice in su se questo video vi piacerà appunto, e condividetelo con i vostri amici e attivate le campanelle, ragazzi, perché non arrivano le notifiche quando carico nuovi video, quindi per favore fatelo. Detto ciò, buon video. Allora, questa è Gloria pelata. Questa è una di quelle cuffiette tipo a calza, però non sono bucate, sono tipo tutte unite, quindi inizierei subitissimo col provare le parrucche e decidere che cosa usare. Vengono tutte dal sito Wix By e siccome volevo fare questo make-up look, mi avete richiesto tra l'altro sotto l'ultima foto, mi sono detta facciamo anche uno swatch con le parrucche e decidiamo poi quale make-up ci sta bene. Allora, questo è molto simile al mio colore, però come vedete ora sono molto più rossa, molto più accesa, questo è un po' più naturale ed è un Long Bob si chiama, e la qualità di questa parrucca, adesso devo provare anche l'altra, è iper buona perché sono morbidissimi, leggeri, non si incastrano tra di loro. L'unica pecca però è che non ha i gancettini come quelle altre parrucche che ho provato. Niente, la vado a indossare per farvi vedere come dovrebbe risultare su di me. Ok, la cosa che ho fatto prima era quella di tenere i capelli così e il long bob così. Mi avete scritto su Instagram che assomiglio a quella di X-Files. In effetti il taglio è quello. Sono molto comodi, molto leggeri. Nell'altra scatola abbiamo l'altra parrucca, che è questa qua, ed è lilla. Sono tornata lilla. Wow, ma questa c'ha degli chatouche rosa. Wow, toppa d'oro, zoppa d'oro. Questa parrucca qua invece ha la frangia. Il capello di questa è una merda, cioè è totalmente diverso da questa. Infatti questa costa quasi, non ne ho idea, costa di più comunque di questa. Ciao X-Files. Perché mi fate l'interno giallo se i capelli sono viola? È finta proprio. No, ma cos'è sta cosa? No. Ma quanti capelli sta perdendo? Oh mio Dio, sembrano i miei, che ansia. Ve lo giuro, non riesco più a vedermi con questo tipo di colore. Però guardo i vecchi video e dico, oh, che carini che erano lilla. Ma non mi ci vedo più. Sarà che proprio questa è veramente finta. Però mi piace tantissimo il taglio, simile a quello che avevo l'anno scorso. Ok ragazzi, sono pronta per truccarmi. Allora, vi faccio vedere che cosa ho utilizzato. Come primer ho utilizzato l'Hangover, il solito di Too Faced, e come correttore il Born This Way, sempre di Too Faced, nella tonalità, non lo so, non c'è scritto. Credo sia comunque la più chiara. Per le sopracciglia invece ho utilizzato Blondie di Moolak Cosmetics. Partiamo col stendere ancora un po' di correttore sulla palpebra perché si sta un po' dividendo. Volevo utilizzare la nuova spugnetta di Moolak, che lo so, ce l'ho ancora chiusa, non l'ho ancora provata e la dovrei bagnare. Armiamoci di acqua. Oh no, mi è caduto tutto. Johnny, sei un genio, Johnny. Solo io posso fare queste cose perché sono troppo pigra per andare a lavarla. Johnny be good. Oddio, non passa più. Wow. Wow, wow. A un passo da te. Vado a fare un transition color con questo qua color biscotto chiaro. Comunque adesso applico l'arancione dalla palette 35C di Morphe Brushes. Quindi vado ad intensificare tutto quanto. A un passo dal fallout. È una merda. Questo video inizia già male. Continuo ad applicare. Vado a fare una specie di triangolo al contrario, con la punta verso il basso. Prendo la palette che ho acquistato a Los Angeles questo autunno. Pat McGrath! Questa qua è la, scusate se mi sono fissata, non ricordo mai il nome di questa palette. Si chiama Mothership numero 2. La sublime. E questa è la palette. Una cosa che mi è costata un rene,
però la volevo a tutti i costi perché, come potete vedere, a parte che è pesantissima, al suo interno c'è un enorme specchio che è più lo specchio che pesa che la palette in sé, con tutti questi ombretti. Quindi abbiamo dei matte, degli shimmer e dei super iper metallici, come quello lì dorato, quello là verde e quest'altro qua duochrome rosa bellissimo. Cioè vedete che fa rosa, oro, rosa, oro, cioè... Che anche questo è perlescente ma non si nota tantissimo. Quale ombretto vorreste vedere protagonista la prossima volta? Vado a picchiettare. La cosa che dovete fare è prendere lo struccante e struccarvi. Questo è quello che vi consiglio quando non vi viene bene un make-up, perché non bisogna mai accontentarsi, mai nella vita. Un passo dallo schifo, un passo da cancellare tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e diventate parte della Fair Family. Ciao! Voglio che l'arancione si veda come se non ci fosse un domani. Quindi vado a prendere la Milk di NYX. Ciao. Dove sei? Dove sei? Dove sei? L'unico amore a dire. Nonostante tu sia la mia rondine andata via. Andiamo ad aprire la matte, cioè Jumbo Eye Pencil. E andiamo a stenderla su tutto l'occhio, mannaggia, tutto. Adesso siamo pronti per applicare finalmente l'arancione, solo l'arancione. Oh sì, così intendevo. Oh, questo è make-up porn, raga. Siccome ho già fatto casino, non voglio fare altro casino, quindi vado ad applicare lo scotch. Vado proprio, ciao. Ciao ciao, ciao a tutti. Addio, addio amici, addio, addio. Voglio ritornare. Addio, addio arancione, addio. È proprio questo che intendevo. Mi serve un pennello da sfumatura. Vado a sfumare l'arancio verso l'alto, in questo modo, così. Così per andare a togliere un po' questo effetto. È molto bello, è molto grafico, però io lo voglio sì power, ma wow. Sfumate, sfumate, sfumate. Commentate, commentate, commentate. Con molta calma andiamo a fare queste stramaledette delle semplici strisce. Prega che non mi venga male. E facciamo al centro dell'occhio, quindi qua, dove c'è la nostra pupilla, ok? Così non sembrate neanche... Wow, che carino con i puntini. Che avete gli occhi che vi vanno ovunque. Fate una righettina, sottile, sottile. E iniziate a portarla verso l'alto. Così. Con molta calma, tesori. Don't you worry, child. Mi sono sporcata i pantaloni con il correttore. Ve l'ho detto io che oggi non era la mia giornata. Sfumo perché non voglio pastoni sull'occhio. Ok, va bene. Ma perché? Non sto prendendo niente. Devo per forza andare col dito. Proviamo col mignolo che è più piccolo. Mignolo, prof, 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 prof. Non vedo! Dovrebbero impennare? Dovrebbero inventare un pennello dito, così almeno una persona ha diverse misure del proprio dito per poter applicare, oppure staccate delle dita di un morto e ci fate tanti bei, ci trafiggete dentro dei paletti e fate dei pennelli fai da te. Io li vedo diversi, ragazzi. Dov'è? Correttore? Ah, primo acchito avevo detto che secondo me superava la Beauty Blender. Ve lo straconfermo. È proprio bella. Poi è comoda perché ha una parte piatta, la punta ben definita, il resto tondo, cicciotto. Mi piace un sacco. Sotto gli occhi non ho mai messo matite né niente, quindi andrò a mettere la matita bianca e vado ad applicare l'arancione anche sotto, dai. Sì, secondo me ci sta. Sto pensando di andare a picchiettarlo anche qua per fare l'arancia anche dentro. Sì, mi piace! Dalla palette Dreamy di Nabla con Immaculate, il mio preferito, prefe, con un altro pennello perché ovviamente questi sono tutti sporchi. Give me fucking pennels! Cos'è, una caccolina? Sembra che mi è colato addosso dell'oro.
Quanto ne sto mettendo? Non fate caso a questa zona perché adesso la ricancelliamo. Sono veramente happy adesso. E vedrete che tutto viene. Applicherei le ciglia finte perché ci vogliono le ciglia finte secondo me. Quindi applicherò le ciglia finte Freak della collezione di Mulak. Freak of Nature. Stavo applicando il Bad Girl Bang di Benefit, che è il mio fondotinta, Gloria. È il mio mascara preferito del periodo, mi piace veramente tanto. Adesso vado ad applicare il fondotinta, è di NARS, il solito nella tonalità Mont Blanc, il Natural Radiant Longwear Foundation. In tanti mi state chiedendo la durata, allora raga io lo sto usando praticamente tutti i giorni, se non vedo male contro luce il fondotinta è tipo a metà. Ragazzi, io non so come, ma questo fondotinta su di me è perfetto, anche se non lo fisso, soprattutto se non lo fisso, perché ho notato che se lo fisso si inizia a dividere, mentre se non lo fisso rimane lì dov'è e con le terre è bellissimo. Quindi, le terre che sto utilizzando ultimamente per cambiare un po' sono queste qua di Nabla, insieme ai blush di Nabla. Io faccio un mix di Cameo e Gotham e poi applico un po' Nectarine, questo qua bellissimo pescato, rosato pescato. E arriviamo al momento clou, ossia l'illuminante. Ultimamente ho comprato il Double Glam di MAC e ragazzi, che body che fa, è bellissimo. Ho notato che essendo compatto, molto difficile da prelevare con i pennelli morbidi, vi consiglio un pennello folto e fitto come questo per andare a dare più coprenza al prodotto quando lo applicate. Se vogliamo rimanere in tema arancio possiamo prendere un arancio. Potrei optare per l'arancio in realtà perché non ce l'ho. Non era questo. Troppo. Ha un sottotono più fragola questo. Assolutamente no. Potete optare per una cosa... sì. Oh yes. Ciaone, cioè mi piace un sacco. E questo qua è della collezione delle Cream Lip Stain di Sephora numero 28. È l'unico nero che hanno, quindi... Mi piacerebbe tanto mettere il dorato nella parte centrale. Oh sì. Ok. Non volevo esagerare, ma... Sì, direi che Pat McGrath ha superato la sfida. Sono molto contenta, io spero che questo look vi sia piaciuto. Se lo rifate ovviamente taggatemi su Instagram con l'hashtag che il più figo inventerà qua sotto in base a questo, ispirandosi appunto a questo makeup. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Fate come sempre un bel pollice in su e condividete con i vostri amici per far sì che YouTube non ci dimentichi. E niente, un bacione, al prossimo video, ciao!